sta arrivando Sarno, ma anche Cerchione, con le notizie su Kvaratskhelia. Intanto le andiamo a leggere. Allora, agente di Kvaratskhelia, Mamuka Yugeli. Vogliamo lasciare Napoli dopo che noi abbiamo fatto un mese di 3-4-3, 3-5-2, ma in un modo o nell'altro lui lo avevamo sempre messo, perché Conte con Conte esploderà, eccetera eccetera, e lui esce così. Vogliamo lasciare Napoli. Se Gvicia dovesse restare, perderebbe la Champions per un anno, quindi Champions che ci ha fatto perdere anche lui, però finisco, ecco. Non voglio che resti, ha lavorato con 4 allenatori e sono preoccupato. Ma lo sa che hanno preso Conte? No, per dire. Non gliene frega niente. Che deve fare con Conte? Ma come che deve fare? Come che deve fare? Riparte un progetto tecnico. Lui l'anno scorso è stato uno dei giocatori del Napoli, quindi uno che ha contribuito al 10° posto del Napoli in campionato. Avrà fatto qualcosa in più? È stato non per farsi meritare un posto in Champions Napoli o in Europa League. Quindi il papà e il procuratore di Kvara fanno bene a stare stato zitti, non a parlare. No, ragazzi, Kvara è stato zitti, l'unico raggio di sole e di speranza di un Napoli vergognoso. E siamo d'accordo. E siamo d'accordo. E quindi voleva la Champions e poi non riesce a conquistarla? Guarda, il mio sogno era che lui ricalcasse un po' quel filo rosso emotivo, ovviamente irraggiungibile, del legame tra Maradona e Napoli. Però non bestemmiare, se vuoi parlare, vedendo i risultati, vedendo questo Napoli, lui fa bene ad andare, perché deve brillare, deve esplodere per il suo valore. Kvaratskhelia è uno dei 5 giocatori più forti al mondo, ma nessuno in Napoli, forse la centesima squadra d'Europa, non ci può stare più. Napoli ad oggi è delle prime 100 d'Europa, non più via. A prendi le classifiche, andiamo a vedere. Un attimo, perché ci ha raggiunto direttamente da Wish Luca Cerchione. No, perché hai cambiato nome, Luca? Buonasera a tutti. Buonasera, Neapolis. Niente, ragazzi, il Baffetto è scomparso, perché a Roppa sti dichiarazioni si è mosciato pure un Baffetto, guai giù. È una cosa allucinante, io non so più che dire, è allucinante. Ma tipo totale. Ma sì, è una cosa allucinante. Io ieri sera, bella, stavo andando a casa, mi avete fatto iastemmare pure ieri sera a mezzanotte, e quindi che ci dobbiamo fare? È un casino, secondo me. Pesante. Certo, io dico, se Kvaratskhelia oggi guadagnasse un pochino di più, secondo me questa dichiarazione scalciatori non sarebbe uscita. Credo. Non è così. Ma vabbè, fai parlare Claudio, che ha alzato il dito. Prego. Grazie. No, volevo dire che gli agenti di Kvaratskhelia hanno fatto 2 grossi errori. Uno, non hanno avvertito il... Scusate per... Ah, è festa. Uno... contento. A effetti speciali che sto mettendo ultimamente. Allora, uno, perché bellissime, non hanno avvertito il ragazzo, perché vista l'intervista che ha fatto alle Paris, come si chiama, De Paris, come si chiama, Isolo Giornale, l'altro giorno, Kvaratskhelia, forse non hanno avvertito il ragazzo. 2, Kvaratskhelia guadagna attualmente 1.150.000 euro all'anno, uno stipendio che, se nelle mani del nostro presidente, che è diabolico quanto geniale, gli consente di farlo sedere sulla tribuna e farlo stare almeno 2 anni fermo. Pesante. Ah, questo ci sta. No, perché conoscendo il nostro presidente, non dico 2 anni ma 1 anno, diciamo, questo ci sta. Io 1.150.000 euro me lo posso permettere, tu nel frattempo vai a fare la tribuna, cosa che non succederà. Io non sto dicendo che succederà questo, no, però aspetto il primo mecenate per fare festa, grossa festa. Il grande Kvaratskhelia, che io lo adoro infinitamente, anche per me è uno avanti lo so, ci sono in circolazione. 2 errori hanno fatto. Uno, non hanno avvertito a Kvaratskhelia, che ha lasciato parole al miele per il Napoli, dicendo che è contentissimo di stare a Napoli, e non un mese fa, però, non 2 mesi fa, non l'anno scorso,
due settimane fa, prima che iniziasse l'europeo. Avvertite almeno a Quaraschele che volete fare questa mossa per farvi aumentare lo stipendio. No. Che giustamente ha lasciato una loro intervista a Kvara, giustamente va aumentato lo stipendio. Ma fa parte di una strategia. Quella, bravo, io quello volevo dire, Augusto. Il giocatore non si metterà mai contro la piazza e fa parlare il procuratore. Ok, sono d'accordo con te, però fare un'intervista del genere dopo neanche due settimane farne uscire un'altra è molto contrastante. Scusate, posso fare una domanda? Seconda cosa, ci sta il rischio che veramente poi con diabolico e geniale come il nostro presidente, caro Kvaratskhelia, tu per un anno stai seduto in tribuna, ciao. Non succederà, però ha la forza di poterlo fare. No, ragazzi, dai. Grazie Marzia Fede. Ma comunque ragazzi, al di là di rimane o non rimane, se dovesse andare via, quanto vale Kvaratskhelia? Perché so che c'è un interessamento non del PSG. Non è quanto vale, è quanto voglio arrivare a questo punto. È un contratto di 4 anni, appena di altri 3 anni con me in Napoli. Quanto voglio io? Te ne vuoi andare? Mi dovete portare almeno 100 milioni. E te li portano domani 100 milioni, il Paris Saint Germain te li porta domani. Ben venga, 100 milioni, ben venga, ma non ci stanno problemi. Sì, ma il Napoli è anche nelle condizioni di rifiutare, voglio dire. Secondo me il problema, lo vendi sui 70. Il problema è stato uno, 70, il problema serio è stato De Laurentiis l'anno scorso, che va a fare un contratto a 10 milioni ad Osimhen. Io ragazzi, io posso difendere quello che mi ha portato Conte e va benissimo, ma se tu mi fai un contratto a 10 milioni ad Osimhen, mi vai a rinnovare Politano, che non aveva senso, aumentandogli il contratto. Demme prende più di Kvaratskhelia, prendeva, se non sbaglio, 3 milioni e mezzo, non mi ricordo di preciso quanto prendesse che Demme, e tu c'hai il giocatore più forte, più talentuoso della Serie A, che gli dai 1,5 milioni. No ragazzi, significa che allora sei veramente coglione. Secondo te siamo noi tutti quanti intelligenti e la società è stupida? Secondo te la società non ha fatto una proposta di rinnovo a Kvaratskhelia a rialzo? No, non gli è ancora arrivata, non ha ancora fatto niente. La società non ha ancora fatto niente. Ti sbagli. Si doveva parlare a fine stagione. Il coltello dalla parte del manico, perché ha ancora un contratto in essere per altri 3 anni e quindi può permettersi di fare un'offerta come vuole, ma... proprio piacimento, ragazzi, che non ha fatto Kvaratskhelia, ma non è così, che ovviamente punta a prendere soldi e allora non verrà mai nessuno a Napoli, eccetera. E allora a Napoli non verrà mai nessuno di top a questo punto, perché se dobbiamo fare questi ragionamenti non verrà mai nessuno di top. Chi ci lavora con un presidente che non ti ha ancora fatto un'offerta? Qui si parla di 4 milioni, ma l'offerta non è mai arrivata. Non è mai arrivata questa offerta. Non è mai arrivata. Il procuratore di Kvaratskhelia. Ragazzi, il procuratore l'ha detto, ci sederemo a fine estate. L'offerta non è ancora stata presentata. Perché si farà l'offerta a fine estate? Perché c'è l'europeo. Se Kvara fa un europeo da gran giocatore, io spero, allora mi auguro, lo faccia. Perché parla prima dell'europeo allora? Perché vuole mettere Pepe al presidente. Ci sono società che possono comprarselo. Ma quel cazzo che parla a fare? Perché parla? Ragazzi, fanno il loro gioco. Deve fare l'europeo. Fai l'europeo, fai finire l'europeo, poi parli. Ma fanno il loro gioco. E parli con la società, che va in diretta in una TV nazionale della Georgia e vai a sputare questo veleno. Sì, ma tu stai facendo il loro gioco. Dica, che lui vuole mettere zizzania fra i tifosi. Un attimo. E questo lui vuole fare. Abbastanza recente è quello di Luis Alberto. I contratti nel calcio purtroppo valgono zero per quanto riguarda i calciatori, e la situazione attuale permette ai calciatori di fare il cazzo che gli pare, perché purtroppo il sistema creato tiene per le palle i presidenti e quant'altro. Io credo che questa sia la classica cosa che viene detta nel momento in cui, ma è stata fatta anche da altri procuratori. Per esempio la Lazio l'ha fatta con Zaccagni, il procuratore Zaccagni ha detto 4-5 volte quest'estate, quest'inverno, che doveva andare via dalla Lazio. È una cosa per prendere, innanzitutto, accelerare il fatto di richiesta di rinnovo, perché ogni mese che passa sono soldi che Kvaratskhelia perde, perché se tu fai un rinnovo parte da adesso,
e tu sai che il rinnovo comunque ce l'hai per 4 anni e quant'altro, però inizi a prendere i soldi subito. Più in là lo fai, più soldi perdi in pratica. E poi c'è una situazione dall'altra parte che magari sarà arrivata qualche sirena, qualche cosa che ha offerto a Carrascaella un contratto importante. Andando a prendere... O mi date quei soldi oppure arrivederci, grazie. Sta andando a prendere Fara? Facile. Paddock, le chiedono dove sta andando, se si può dire. Beh, io sto lavorando oggi perché io ho lavorato per le elezioni qua amministrativa a Montecatini. Abbiamo il ballottaggio, quindi sto lavorando per una strategia vincente per il mio candidato. Bravissimo, bravissimo. Grande. Viva Spadoni! Che non è comunista, sottolineo, che non è comunista. No, no, una vergogna. Salutiamo tutti i comunisti. Grazie. Allora, è il momento. Siamo nella par condicio, non possiamo fare un film a Manfredi, coglione, di far... silenzio. Viva il centrodestra. È il momento di far parlare colui. Buon pomeriggio a tutti. Meno 47, aspettiamo ancora il primo mecenate. Ah, primo mecenate, prima bomba, io già lo so. Questa cazzo di lavagna. Ci ha scritto allora, anche in privato, quindi primo mecenate, prima bomba. La prima bomba di Sarno la diamo al primo mecenate. Sarno, può dire che squadra riguarda la sua prima bomba? Ma allora, la bomba forse più importante di oggi è sulla Juventus. Cazzo! Non è la prima, però una importante sulla Juve. Sul Napoli stavo sentendo e secondo me, cioè nel senso, come dice Augusto, purtroppo adesso comandano i procuratori, eccetera. Però posso dire che un'immagine etica, secondo me, cosa che non c'è in questo momento, se il Napoli va a prendere Kvaratskhelia da sconosciuto, gli va a dare 1,5 milioni di contratto, l'unica cosa che deve fare Kvaratskhelia è rispettare questo contratto, perché era uno sconosciuto e il Napoli ha dato 1,5 milioni e di non far fare queste cose al procuratore, perché è veramente una vergogna, secondo me. L'etica secondo Sebastiano Sarno. Secondo me è una vergogna che un fuoriclasse come Kvaratskhelia continui a prendere 1,5 milioni. Cioè, questo ragazzo però... è un talento totale, ha bisogno di essere rassicurato, di essere coccolato dal Napoli, di essere considerato quello che è. Non possiamo andare avanti con questo, con questa recita del presidente, altrimenti ce ne andiamo. Ah, perché ce ne andiamo? Ormai fa parte dell'entourage, fa parte dell'entourage. Ma che cazzo è? Domani distruggerà tutti all'Europeo, attenzione. No, ti dico che non sono tanto d'accordo, perché poi alla fine c'è mai i calciatori vengono presi e vengono detti sì, ok, va coccolato, eccetera, però allora che cosa si fa quando poi un giocatore gioca male, si prende e gli si abbassa il contratto? No, non si fa così. Che Kvaratskhelia è arrivato al Napoli, ha firmato il contratto di 1,5 milioni all'anno da sconosciuto, il Napoli è stata l'unica che ci ha creduto e almeno lui, prendendo 1,5 milioni, dovrebbe rispettare quello che è il suo contratto. Poi ci sta il rinnovo, ci sta tutto, ma non è che adesso, se Kvaratskhelia, che cosa succede? Se si infortuna, che cosa si fa? Il Napoli gli riabbassa di nuovo lo stipendio? Non è così. Allora almeno va rispettato, almeno va rispettato il contratto. E non, ragazzi, ma lo vogliono il Liverpool, il Barcellona e il Paris Saint Germain. Gli offrono quello che gli pare. Sì, ma lui deve avere la prima offerta, poi si vedrà. Ma se non porti i soldi, Spadox, lei crede che possa imporsi al PSG? Io penso di sì. Io penso che lui si merita una grande squadra. Anche il Napoli, a me piaceva la storia di un ragazzo sconosciuto della Georgia che si prende Napoli, la passione di Napoli, però Napoli non lo ha tutelato come dovrebbero. Quindi lui, secondo me, il PSG può fare la differenza. Spada, questo no, Spada. Ma che Napoli tifosi, non l'abbia tutelato. No, io ho capito che tu ti riferisci alla società, attenzione. La società, io lo so che tu società... ti riferisci alla società. Però ci sono tempi e modi, tutti i giocatori vanno aspettati tempi e modi, la società non si è tirata indietro, non vuole restare con Kvaratskhelia con 1,5 milioni, che lo sa benissimo anche il presidente, che per Kvaratskhelia 1,5 milioni sono pochi per un giocatore per quello che è. Tant'è vero che già si parlava di rinnovo e sono uscite fuori anche delle cifre, ma tempo al tempo, se tu hai detto che dopo gli europei se ne parla, tu l'hai detto, non l'ha detto la società, tu l'hai detto, quindi anche quello che diceva Augusto, si perdono soldi mese e mese ed è giusto, ma tu hai detto se ne parla con la società dopo gli europei, non è stata la società, e la società ti ha fatto un minimo già di ingaggio dai 4,5 milioni, 5 più bonus. Ma tempo al tempo, non puoi. Qual è l'offerta? Qual è l'offerta? Una intervista. Si parla di 4,5-5 con bonus che arriverà anche di più. I bonus ovviamente sono
di qualificarsi, Scudetto, Champions, libre, eccetera, eccetera. Voi sapete che secondo me Conte non è un allenatore ideale per Kvaratskhelia. Io sono convinto invece di no, già le parlammo di questa cosa, Spada. Io vedo Kvaratskhelia come Lautaro Martinez dell'Inter, una punta davanti a Kvaratskhelia che può fare quello che vuole dietro. Io, questa è la mia idea, questa è la mia idea, assolutamente. Io penso che Kvara possa giocare dovunque, ragazzi, cioè, voglio dire. Cioè, su questo talento del giocatore non si può proprio discutere. Ma basta guardarlo con la nazionale, non gioca nel ruolo. Occhio, perché ruolo. Abbiamo un gran momento qui a OCV Sport. Mi tiro via, prego. Signori, è arrivato l'originale. È arrivato l'originale, signori. Se abbiamo l'originale, non ci abbiamo più per sotto. Che cazzo siete sto felici. Vedendo? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Luca, piacere di conoscerti. Piacere. Ti seguo su X, su Twitter X, perché sennò pensano malamente. In Coppa X, sai, non sa mai. No, effettivamente, quando sono entrato e ti ho visto, ho già attivato la camera. Impressionante. Molto bene, molto bene. A Napoli sappiamo fare bene i pezzotti, ragazzi, non ci sta niente a fare. No, per favore. Allora, per favore. Ma c'è un altro di Napoli che fa le pizze, non so che fa su Instagram, che è uguale a tutti e due. Chi è? Uno che fa le pizze su Instagram, che è uguale a tutti e due, pazzesco. Mandatelo. Guarda, non mi viene in mente. È uno che faceva prima le recensioni delle pizzerie e ora ha aperto una pizzeria. È uguale. Questa è la prima mecenate. Sì, lui. Arma la Maison. Vabbè. Adesso vado a cercare. Andiamo avanti. 47 al gol, ma soli meno 7 alla bomba di Sarno sulla Juve, signori. Allora, Luca. Chiaramente hai capito l'argomento. Suppongo Clara. Supponi Kvara, supponi bene, giusto, vado a leggere per correttezza il comunicato del Napoli, che non l'abbiamo ancora fatto. In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia e del padre Badri, il calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri 3 anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli, ma la società Calcio Napoli, 3! Fine della storia, appunto. Ma chi ha scritto il comunicato? Allora, partiamo da un presupposto. Il contenuto del comunicato è perfetto, la forma è rivedibile, e questo ci fa capire che, nonostante l'arrivo di Conte, il Napoli sta puntando a diventare un grande club anche dal punto di vista della comunicazione, ma ci arriverà piano piano. Diciamo che quei punti esclamativi, quel comunicato scritto così di pancia, sembra più il messaggio di un fidanzato sedicenne tradito dalla fidanzatina, però il contenuto è impeccabile. Sì, vabbè, però... No, Luca, allora, a un certo punto ti stupi anche dei procuratori che vogliono comandare le società. Ma infatti, questo è il motivo per il quale il contenuto è impeccabile. Io sono d'accordissimo sul contenuto. Poi è ovvio che, se dobbiamo analizzare a 360 gradi la situazione, io dico una cosa: ma quando noi giornalisti da settembre 2023 parlavamo del malumore di Kvaratskhelia per non aver avuto un adeguamento contrattuale, cerco lavoro, Luca, vengo a Napoli, cerco lavoro, fammi assumere. Vieni, non ti preoccupare, vieni a lavorare con me. E Mamuca Jugeli continuava a dissimulare dicendo non c'è nessun problema, aspetteremo il Napoli, eccetera, eccetera, prostrandosi di fatto alla volontà del presidente De Laurentiis. Adesso fa bene De Laurentiis a mettere i paletti e i puntini sulle i, perché se Kvaratskhelia fosse stato seguito da un altro procuratore che alla prima virgola fuori posto avesse fatto un casino, oggi avrebbe già rinnovato, visto che Mamuca Jugeli ha fatto il gioco del Napoli per tutta la stagione, adesso continui a fare il gioco del Napoli. Bene, benissimo. Senti, ma chiedo a te, ma poi vado da tutti, e secondo voi, se dovesse andare via Kvaratskhelia, allora dritti su Chiesa? Io credo che Chiesa sia una pista indipendente da Kvaratskhelia, però, come ho sempre detto, il Napoli lì davanti, nei due dietro la punta, ha 5 calciatori. Li ricordiamo: Kvara, Politano, Raspadori,
Lindstrom e Ngonge. Di questi cinque, due devono uscire, uno almeno in prestito, uno almeno ceduto, prima che il Napoli possa affondare per Chiesa. Chiesa è disposto ad aspettare il Napoli? C'è la concorrenza della Roma, ma su Chiesa c'è anche l'Arabia Saudita, e mi dicono che a lui e la carriera interessi fino a un certo punto, però gli piaccia molto l'idea di poter monetizzare.